I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Marsala hanno arrestato un pregiudicato marsalese di 48 anni in esecuzione di una ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa dal Tribunale di Marsala per reati di furto in concorso e violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. Il 48enne era stato arrestato pochi giorni fa a seguito di una segnalazione di furto di generi alimentari perpetrato in un'attività commerciale nella Via Salemi da una serie di accertamenti dei carabinieri sono emersi gravi indizi di colpevolezza sull'uomo in ordine al furto commesso unitamente a un altro soggetto eh, dove sarebbero state rubate circa 20 confezioni di formaggi per un valore di circa 200 euro. L'uomo, nel luglio scorso, era stato inoltre deferito all'autorità giudiziaria per dei furti su autovettura nei pressi del monumento ai Mille dove erano stati asportati borse e un personal computer. All'esito dell'indagine, dopo la visione delle immagini. Di videosorveglianza, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare, rinvenendo la refurtiva eh, prontamente restituita all'avente diritto. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari con applicazione del dispositivo elettronico.